Salve a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Allora, come state? Spero tutto bene. Sono tornata, come promesso, per parlarvi dei miei regali di Natale. Come sempre, come ho fatto anche lo scorso anno, non vi dirò i nomi delle persone che hanno effettuato il regalo, tranne vabbè mio marito perché è cosa nota, e nulla, sono poche cose, però sentite e gradite. Spero vi piacciono e andiamo a sviluppare i dettagli. Ci sono stati anche parecchi autoregali per quanto riguarda il mondo beauty, qualcosina per la casa, ma voglio fare un video a parte perché sono veramente delle cose particolari, verrebbe un video troppo lungo, quindi ne parliamo in una seconda fase. Al momento vi faccio vedere un po' i regali di Natale in generale. Allora, partiamo dai regali più sostanziosi effettuati da mio marito. Il primo è la nuova agendina del 2022 di Louis Vuitton, quindi la ricarica dell'agenda che adesso vi farò vedere poi in dettaglio. Questa è l'agenda in dettaglio, la nuova agenda di Louis Vuitton del 2022. Vi faccio vedere un po' il design. Ecco qua. Io prendo sempre questa versione con i giorni piccoli, con piccoli spazi, non mi serve un'agenda molto grande di questo tipo. Non so se riesco a farvi vedere qualche altro. Lateralmente, come vedete, è argentata. Ed ecco qua alcuni dettagli. Le agende di Vuitton, secondo me, sono sempre molto carine, ben curate. E poi rullo di tamburi. L'ho già tirata fuori dalla sua enorme scatola perché onestamente, essendo di queste dimensioni almeno, non sarei riuscita a farla entrare tutta nell'inquadratura, quindi in dust bag. La mia nuova borsa di lusso, ovviamente di Louis Vuitton. Adesso ve la farò vedere in tutti i suoi dettagli, ma prima la vogliamo guardare in generale. Eccola qua. La borsa grande, una borsa tote, come potete vedere, molto capiente, che ho scelto perché mi serviva una borsa per lo shopping, per diciamo quando ho bisogno di caricare al massimo. Adesso andiamo a vedere i dettagli. Ed ecco la borsa Neverfull in tutto il suo splendore. I manici sono alti, come potete vedere. Il motivo del monogram è così a rilievo, che poi in realtà è un effetto a rientranza, quindi come inciso diciamo sulla pelle. I lacci laterali, come tutte le monogram di Louis Vuitton, servono a restringere la dimensione della borsa. Adesso vi faccio vedere in che modo. Ecco qui, come potete vedere, con il laccio stretto in questa maniera la borsa cambia aspetto in qualche modo e diventa molto ma molto più stretta, come vedete. In questa maniera. L'interno è scamosciato blu e adesso ve lo mostro. Quindi sganciando questo gancetto che diciamo va a chiudere la borsa, vedete,
c'è innanzitutto una pattina che contiene una tasca. Non è facile con una mano farvi vedere tutto. Le metallerie dorate sono stupende, ovviamente elogate. Ecco qua. La borsa ovviamente è originale, qui non si promuove la contraffazione, né mai la promuoverò. Questa è la piccola pochette in dotazione con la borsa. Adesso ve la mostro. Eccola qui. Molto ampia e può essere anche usata singolarmente. Quindi, stavo dicendo, il fondo, come vedete, è molto capiente. Il colore è in realtà un blu molto caldo, ma con le luci magari sembra più sbiadito, ma non è così. Come vi dicevo, le metallerie sono molto curate nei dettagli, come tutto quello che concerne Louis Vuitton, anche in questo caso. E questa quindi è la pochettina che serve per riporre gli effetti personali più importanti. E questo è tutto per quanto riguarda la Neverfull che mio marito mi ha regalato. Poi da altri parenti ho ricevuto regalo in busta, quindi soldini, e io ne ho approfittato per recarmi da Luisa Spagnoli e comprare due cosine molto semplici di abbigliamento che adesso vi faccio vedere. Ecco qua, in tutto il suo splendore, una bellissima giacca, come potete vedere in questo tessuto armaturato è con questi bottoni gioiello bianco, nero e un po' di lurex. Vi faccio vedere nel dettaglio la stoffa. Vedete? Quindi lunga fino a, diciamo, sotto la vita, abbastanza lunga sui fianchi arriva. È uguale a questa giacca, in completo ho voluto prendere la gonna abbinata che arriva al ginocchio, ma non ve la mostro perché al momento devo ancora andarla a ritirare in negozio perché ho fatto fare una piccola modifica sartoriale e quindi non l'ho qui con me, ma sappiate che è perfettamente abbinata a questa giacca ed è un completo elegante, diciamo, nello stile che a me piace molto. Spero vi piaccia. La seconda parte dei miei autoregali arriverà successivamente. Adesso proseguiamo con i regali natalizi. Questo è un piccolo regalo appunto del periodo natalizio che ho ricevuto in famiglia. Vi faccio vedere di cosa si tratta. È un piccolo decoro in legno in questa forma di casetta, molto carino per il periodo appunto natalizio. Poi, sempre da parte di mio marito, piccolissimo pensierino Thun. Allora, poche parole, io ho tutto il presepe natalizio Thun che a mano in questi mesi, in questi anni, sto cercando di ampliare, quindi vado comprando nuovi pezzi e vado allargando, diciamo, il paesaggio e i personaggi del presepe. Mio marito quest'anno mi ha voluto comprare un elemento paesaggistico molto carino che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. È un piccolo laghetto, come potete vedere,
con un pesciolino molto carino e si sposa bene con tutto il contesto, diciamo, del presepe tun. In omaggio, con il piccolo laghetto, eccolo qua, un piccolo bicchierino con questi motivi invernali di fiocchi di neve. E questo per quanto riguarda qualcosa di oggettistica. Invece una mia carissima amica ha voluto mandarmi tanti piccoli pensierini e mi ha subissata di campioncini dell'erbolario, sempre molto graditi. Non sto qui a farveli vedere tutti perché veramente il video diventa infinito, quindi campioncini dell'erbolario, la graziosa agendina incluso e poi, siccome è una bravissima scrittrice e quindi non potrò esimermi dal farvi vedere il suo nome, il suo libro, che vi consiglio, tra l'altro, Verità svelate, e consiglio tutta la trilogia perché sono tre volumi. È una scrittrice molto creativa, è molto fantasiosa, piena sempre di strepitose idee per quanto riguarda le trame dei suoi libri, avvincenti e interessanti. In ultimo, ma non meno importante, il regalo e pensierino natalizio della mia migliore amica. Tu sai chi sei, cara, ti saluto e ti abbraccio, non faccio nomi. Ed eccolo qua. Sono una coppia di candelabri che da tempo stavo cercando perché sono in questo design moderno, molto nordico, minimale, e volevo comprarli da molto tempo e lei mi ha assolutamente preceduta. Ovviamente penso che ne comprerò altri perché mi piacciono, ma lei è stata molto carina, ha avuto un pensiero delizioso, soprattutto perché sapeva che li volevo comprare. Sono in metallo, vediamo se la videocamera ci agevola l'inquadratura, eccoli qua, in metallo, uno più alto e uno più basso, molto molto moderni e super super graditi. Per concludere questa piccola carrellata, ma per me va bene così, anche perché altri regali che ho ricevuto sono appunto stati in busta, quindi soldini, questo è il regalo di Natale che ho fatto io a mio marito e ve lo faccio vedere perché è sempre un Witton e secondo me è un oggetto molto utile ma allo stesso tempo bello, ed è questa bellissima sciarpa 100% pura lana con tutti i loghi, quindi in monogram di Witton, con la frangia molto 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 morbida grigia. Sono sicura, mio marito ha gradito molto, sono sicura che ne farà buon uso per sempre l'inverno. Ovviamente, come potete immaginare, non è stato per niente un bel Natale, anzi è stato molto triste, come penso che saranno tutti i Natali, festeggiamenti natalizi futuri, perché l'assenza di mia madre è molto molto forte. Comunque, questo è un video spensierato, quindi rimaniamo, diciamo, allegri. Mi vedete oggi in versione capello raccolto perché così ogni tanto mi va di cambiare, però io non amo molto il raccolto perché il mio viso diventa una luna praticamente. Mi viene anche il doppio mento, che poi io non ho il doppio mento, ma in videocamera sembra che ho una pappagorgia infinita. Passiamoci su. Comunque, allora, anche per questa volta è tutto. Gli autoregali beauty più uno oggetto per la casa li
vedremo alla prossima. Quindi, come sempre, io vi invito a, se vi fa piacere, iscrivervi al canale, seguirmi, commentate, mi raccomando, perché l'algoritmo di YouTube impone per far crescere i nostri canali, quindi dei like, dei commenti, quindi vi prego sempre, anche semplicemente un cuore, non impegnatevi in chissà quali discorsi, vi prego, se vi fa piacere, commentate, lasciate un like e continuate a seguirmi anche su Instagram, se vi fa piacere, dove vi trovate sempre come Mascara e Cupcake. Un abbraccio e statemi bene, alla prossima, ciao!